Ok, buongiorno a tutti, benvenuti in questo ultimo appuntamento della seconda settimana di Aspettando Letteraltura 2023. Siamo qui ospiti nel Parco Gioco di Fondotoce e soprattutto grazie alla collaborazione del gruppo sportivo di Fondotoce, che ci ha preparato poi un aperitivo e ci aspetta quindi al termine di questo incontro per poterlo gustare. Vi diamo il benvenuto e do il benvenuto anche al professor Giuseppe Improta di Napoli, ex anche assessore alla cultura del comune di San Giorgio a Cremano, un comune che ho conosciuto per 6 mesi avendo fatto lì il militare, quindi me lo ricordo benissimo. E che dirvi, tra poco insomma inizierà il festival, che sapete ha un'anteprima molto interessante, che sarà una bellissima camminata che faremo dalla stazione di Fondotoce percorrendo la ciclopedonale, cosa che forse stanno già facendo i ragazzi di Fondotoce con la Fondosbike oggi pomeriggio, e arriveremo a Mergozzo, poi ci sarà l'incontro appunto nella camminata con Don Paolo Squizzato, che è uno dei promotori di Torino Spiritualità, un incontro molto interessante di praticamente di conoscenza del filosofo e scrittore Henry David Thoreau, e un filosofo insomma che va per la grande, e quindi il rapporto uomo-natura lo affronteremo con questa camminata meditativa con Paolo Squizzato. Vi dico questo perché i posti sono limitati e quindi chi prima arriva ha ben alloggio, come si suol dire. Inizieremo poi il festival 20 di settembre a Villa Giulia dal 20 al 24, non vi voglio anticipare nulla perché il programma verrà presentato mercoledì prossimo in un'apposita conferenza stampa. Vi ricordo però che questa sera dopo l'aperitivo ci sarà una serata di canti con Arsuna, un coro della nostra zona, con canti legati appunto alla resistenza, contro la guerra, come è giusto che sia a chiusura di questa nostra giornata. A presentare il nostro ospite Giuseppe Improta c'è la dottoressa Elena Mastretta, direttrice dell'Istituto Storico della Resistenza di Novara del Verbano Cusiossola, che invito a prendere posto affidandole il microfono, e lei ci presenterà l'autore del libro, Giuseppe Improta, e la bella descrizione del suo libro Sul treno con Levi. Prego professore. Grazie a tutti voi. Buonasera a tutti, come appunto ha preannunciato il presidente di Letteraltura, il professore arriva da Napoli e si è occupato di una ricerca abbastanza particolare che ha messo insieme, poi magari ci spiegherà anche meglio come, attraverso la raccolta di diari, memoriali e testimonianze. Per noi è stato interessante il titolo, sia perché è citato insomma Primo Levi all'interno di questo titolo, sia perché contiene la parola treno. Il tema del Festival Letteraltura di quest'anno è proprio alberi che guardano passare i treni, quindi il treno e l'albero saranno al centro di molte delle conversazioni e delle presentazioni di libri che faremo. Il treno di cui ci parla questo libro è un treno che non porta verso qualche cosa di semplice o di facile, ma è un treno che in una prima parte, perché il libro si suddivide in due parti, riporta a casa uno dei tanti internati militari italiani, e il professore ha recuperato il diario che questa persona, che è il caporale Arcopinto, ha steso quotidianamente durante questo lungo viaggio in treno, che dopo la prigionia nel lager che lo ha visto protagonista lo riporta verso casa, appunto a Napoli. Nella seconda parte del treno, invece, nella seconda parte del libro sono treni che fanno anche un percorso inverso, perché sono i treni che prendono i civili o i militari, e dopo l'8 settembre li portano verso i luoghi di prigionia al di là delle Alpi.
Ecco, adesso dire che cos'è stato l'8 settembre, insomma, a fondo toce non ha moltissimo senso, magari, però oggi è il 2 e mancano 6 giorni all'80° anniversario, insomma, di questa data particolarmente importante per il nostro paese a livello storico e non solo. E quindi essere qui in un posto che insomma è un luogo di memoria per tutto quello che poi qui nel 1944 e anche successivamente è successo, io penso sia particolarmente importante, quindi sono anche molto contenta che la presentazione poi sia stata fatta in questo luogo. E l'argomento appunto, oltre a riguardare il tema del festival in generale, è secondo me doppiamente interessante, perché su tutto ciò che la data dell'8 settembre ha significato, forse noi che viviamo qui non abbiamo magari tutte le conoscenze su ciò che è successo anche nel resto d'Italia, perché le storie che il professore ci presenta sono tutte storie di persone del sud e che quindi vivono quella data di svolta in modo un po' diverso da come la si è vissuta da noi. Quindi io volevo proprio chiederle, per iniziare, quali sono un po' le caratteristiche della zona geografica di provenienza di tutte le persone delle quali lei ha raccolto le storie. Sì, però permettetemi prima di ringraziare l'associazione che ha preparato questo incontro, veramente io sono contento e ringrazio di cuore, perché ci sono dei motivi ben precisi. L'attenzione verso l'argomento, come diceva la dottoressa, di cui mi sono occupato, non è comune, va migliorando, va crescendo di mese in mese, si può dire, a partire da qualche anno, e in questi ultimi mesi con alcuni interventi sui giornali maggiori, su Repubblica e sul Corriere della Sera, si sono fatti passi avanti notevoli, parlando appunto del ruolo degli IMI come protagonisti dell'altra resistenza, quindi non solo dei partigiani bisogna parlare, ma bisognerebbe ricordare anche questi militari, e aggiungiamo i civili pure, che non hanno aderito alla Repubblica di Salò e quindi hanno scelto, perché aderendo alla Repubblica di Salò potevano avere un trattamento migliore, tornare in Italia, salvare la pelle in fondo, mentre invece non accettando hanno fatto un gesto di grande spirito di patriottismo, e questo va riconosciuto. Fino adesso, dicevo prima, non c'era grande attenzione, quindi aver ricevuto l'invito da parte dell'associazione che promuove il Festival Letteraltura, per me ha avuto un doppio significato, quindi anche un riconoscimento di quella che è una storia che perfino da noi, a Napoli, nel Meridione, le stesse associazioni partigiani hanno non messo nel giusto risalto. E quindi avere poi, e l'ho scritto in un articolo pure per la pagina di Repubblica Napoli, avere da un'associazione culturale che si trova in una zona dove il ruolo dei partigiani è stato così notevole e significativo, e poco fa insieme con il Presidente siamo andati a far visita alla Casa della Resistenza e della Pace, come giustamente è chiamata, e mi colpisce e mi rende veramente contento, perché è un riconoscimento di questo ruolo. E del resto poi ho avuto la prova provata attraverso addirittura un monumento che voi avete realizzato agli IMI, cosa che nella Campania non esiste. Io l'ho scritto e l'ho detto, in Toscana esiste almeno una lapide sulla via principale in cui si ricordano gli internati militari italiani che sono morti per la patria, ma in Campania non siamo riusciti, lo voglio dire
con spirito autocritico, e lo scriverò ancora, non siamo riusciti nemmeno a mettere una lapide, c'è soltanto in una chiesa un ricordo dei soldati morti nella seconda guerra mondiale, ma non è precisamente riferita appunto agli internati militari. E io dico poi ai civili, che pure bisogna ricordare, è un'altra pagina su cui la storiografia ci dirà meglio la professoressa, la dottoressa non ha ancora dedicato molto spazio, molta attenzione, perché anche quelli poi vedremo, io me ne sono occupato di alcuni, forse a volte addirittura inconsapevolmente. Sono andati lì in Germania pensando di stare poco tempo, così avevano fatto credere, vabbè, poi ne parleremo. E quindi questa attenzione addirittura mostrata con la costruzione della Casa della Resistenza e con un monumento con tutti i nomi dei partigiani e anche poi degli internati militari, mi fa onore ed è una cosa che io ammiro e ringrazio davvero per aver poi accettato anche di presentare questo mio libro, che ho presentato in varie parti a Napoli, in provincia, ma non pensavo di arrivare a portarlo qui, proprio perché sapevo di questo vostro patrimonio culturale, politico, sociale, e quindi ritenevo non fosse, forse il titolo, io poi l'ho immaginato, poteva aver anche richiamato l'attenzione, perché sul treno con Levi, questo è un titolo giornalistico che fu fatto dal Corriere del Mezzogiorno allorché pubblicò una pagina intera dando la notizia in anteprima di questo diario che avevo pubblicato, avevo trovato ma non ancora pubblicato, e su cui avevo fatto una serie di riflessioni, tra cui quella appunto di trovare molte concomitanze tra questo diario e quello di Levi, in cui che nel suo libro La Tregua descrive lo stesso ritorno e spesso con l'indicazione delle stesse date, degli stessi luoghi che descrive anche il caporale Arcomento, poi ne parleremo e vedremo in che modo. Quindi, fatti questi ringraziamenti e queste precisazioni, andiamo avanti, non so se devo rispondere, certo, ancora alla, sì, domanda. L'idea era magari se lei ci dà una breve panoramica di che cosa è stato l'8 settembre, ecco, a Napoli. Ecco, va bene, sì, l'8 settembre a Napoli, vorrei dire, ha significato un momento di grande sbandamento, di grande confusione, perché non era attesa questa notizia del cambiamento di fronte da parte delle autorità maggiori. Voi sapete che il governo si trasferisce nel sud e poi c'è questa iniziativa di repressione ancora maggiore da parte dei nazisti. Ci fu un provvedimento del generale Scholl che governava la piazza, per cui obbliga tutti i giovani fino a una certa età ad andare in Germania per lavori, e in una prima fase non fu accolto per niente, quindi cercavano di scappare, di fuggire tutti i giovani che erano in età per questa iniziativa che volevano i nazisti. Poi fu fatto un secondo proclama, chiamiamolo così, perché è proprio il linguaggio di un proclama militare, tutti sono obbligati, se non vengono saranno fucilati, eccetera, e quindi immaginate anche la paura e la preoccupazione. E intorno a, dopo il 20 settembre invece furono più pressanti queste richieste e in molte località ci furono veri e propri rastrellamenti, quindi non tanto una offerta volontaria da parte dei giovani, ma un rastrellamento fatto dai tedeschi, che dovunque trovavano giovani in età li prendevano, li mettevano su dei camion e li hanno portati in un comune del nord dove c'era un campo di un campo sportivo che è diventato il primo campo di concentramento, poi da lì partiva il treno che portava in Germania. Da lì però dobbiamo dire molti pure scappavano, alcuni sono riusciti con stratagemmi più diversi
è tutto descritto in vari libri che io cito pure qui, perché quello fu un centro molto importante di raccolta, venivano da Castellammare, da San Giorgio, dalla zona vesuviana e da Napoli, quindi tutti furono concentrati lì e ci sono episodi anche molto significativi. Per esempio io parlo di un giovane di Castellammare, ecco, che aveva 16 anni, non doveva essere preso per l'età, ma fu preso perché lavorava col padre in una fabbrica a Castellammare e andarono i tedeschi e li riempirono di pomodoro, furono offesi questi tedeschi e alla fine presero questo giovane ed altri che, pur avendo solo 16 anni, fu portato ugualmente in questo campo e poi da lì fu portato in Germania. Il padre andò con un biroccio, con il cavallo, per cercare di portarlo via, e i nazisti tedeschi si presero il cavallo, il biroccio, e mandarono il padre via a piedi. E quindi, diciamo, un piccolo episodio per indicare come nemmeno il proclama veniva rispettato in pieno. Quindi qui in questo caso parliamo di un civile, ma ho parlato anche di altri civili che per esempio avevano un orientamento politico non favorevole alle novità e quindi, diciamo, un orientamento politico più vicino a quello dei tedeschi. Parlo di una famiglia di Castellammare, dei documenti che sono stati pubblicati su Facebook e poi io li ho ripresi. E la sorella di questo giovane che poi partì perché vide il secondo proclama e cominciarono ad avere paura i genitori perché si accorsero che le cose si mettevano male, la sorella pensava che andassero così a lavorare semplicemente, come dicevano a volte anche gli stessi tedeschi, che addirittura sarebbero venuti di tanto in tanto a casa e che quindi avrebbero contribuito alla vittoria dell'esercito tedesco. Quindi notiamo anche questo nelle intenzioni. Poi evidentemente la presenza lì in Germania ha fatto cambiare idea a questo giovane che è tornato scappando, ma evidentemente non ha più pensato le stesse cose, tant'è vero che ritornò insieme con il figlio del podestà, quindi fu preso anche il figlio del podestà, anzi fu preso o forse andò volontariamente questo figlio del podestà, pensando appunto di dare un contributo alla vittoria dei tedeschi sugli alleati. Ecco, le cose a volte vanno lette e queste testimonianze ci aiutano a capire anche la psicologia di questi nostri antenati, che ormai sono nonni o anche di più. Sono i protagonisti napoletani, perché parlo per esempio del un soldato militare, marinaio di Napoli, che era il fratello di un mio professore universitario, a cui lui, questo professore mio, teneva molto, e poi mi ha dato tutta la documentazione, perché lui era riuscito a sapere solo dove era sepolto, venne poi a sapere tardi come era stato ucciso, e però era rimasto talmente toccato che lui si era documentato molto su queste vicende, aveva letto i volumi più importanti scritti sull'argomento, e quindi poi mi volle dare le lettere, la documentazione della sua corrispondenza col ministero, e tutto ciò mi è servito per scrivere anche e parlare di lui. Quindi un napoletano doc, aveva il fratello che era sacerdote, stava nel seminario, e ci racconta come in questi mesi del 43 i bombardamenti a Napoli erano tali che sconvolsero quasi tutta la città, e quindi l'ambiente di cui parliamo è un ambiente certamente di distruzione, perché furono fortissimi i bombardamenti nei mesi di luglio, agosto, e ci fu un preside che annotò giorno per giorno tutti i bombardamenti che vennero effettuati. E però poi dovremmo ricordare anche che dopo due o tre settimane scattò quella reazione forte da parte dei napoletani che si traduce nelle note quattro giornate di Napoli, quindi nella resistenza armata
fatta da giovani, meno giovani, militari, civili, che si opposero ai nazisti, li bloccarono su dei punti importanti. C'era anche una donna, c'era Suola, a cui hanno dedicato per esempio la strada importante che collega il centro con la collina, la sanità, chi lo sa, dalla sanità a Capodimonte, perché su quella strada riuscì lei anche a non far passare dei carri armati. Quindi ci furono questi episodi significativi che vengono considerati come una prima ufficiale risposta ai nazisti, ai tedeschi in Italia, e fu data notizia anche da Radio Londra che avvertì di questo. Anzi, posso aggiungere che qualche giorno prima, questo non sempre viene sottolineato e detto, iniziò una reazione in un quartiere popolare di Napoli, Ponticelli, dico, da cui io provengo, che veniva considerato un quartiere rosso. No? Poi ci fu una presenza massiccia della sinistra in questo, che precedentemente sotto il fascismo era stato un comune a sé, quindi con un'amministrazione socialista eccetera, e quindi con una tradizione anche democratica, che portò questo centro a una reazione ai nazisti, cui seguì poi una feroce repressione, per cui furono uccisi e giustiziati molti abitanti, che furono rastrellati, e ai quali poi è dedicato un monumento. Questo lo dico, fu fatto dal comune un monumento, dopo che fu fatto anche un concorso, partecipai anche a questa commissione, e fu scelto un monumento in metallo che ricorda questo vero e proprio eccidio, che precede di qualche giorno le quattro giornate di Napoli, e che quindi costituisce la reazione della città e della popolazione ai nazisti. Però poi voi sapete che le situazioni erano diverse: nel nord si combatteva in un modo, nel sud il governo si era trasferito, gli alleati arrivano in Sicilia e lentamente poi salgono, con più difficoltà di quanto immaginassero loro. Però l'episodio, diciamo, delle quattro giornate di Napoli è significativo ed emblematico. Restiamo adesso proprio sul tema del treno. La prima parte del volume, come dicevamo, riproduce in maniera fedele e completa questo diario. L'avvio è la poesia dell'internato, noi non sappiamo se sia Arcopinto o qualcun altro l'autore. E a partire dal giorno 15 maggio 1945, quindi la guerra ormai è finita, possiamo immaginare che cosa è successo prima a questo internato, ma non ci viene descritto. E però questo diario, che potremmo immaginare riporta abbastanza velocemente questa persona dalla Polonia, dove si trova, a Napoli, in realtà annota un viaggio che dura quasi 5 mesi, e è interessante appunto capire perché il viaggio dura così a lungo. Noi immaginavamo che questo fosse successo magari ai prigionieri che erano stati trasferiti lì come Primo Levi per ragioni razziali. Questa invece è una sorte che può toccare anche appunto agli internati militari, cosa che magari non è altrettanto nota. E quindi io intanto le chiedo come lei è arrivato ad avere questo documento, e perché poi la decisione, insomma, di pubblicarlo con questo parallelo alla tregua di Levi. Sì, confesso che mi sono avvicinato gradualmente a queste problematiche. Io mi sono occupato un po' di toponomastica locale, di altre ricerche storiche, ma mi convinse ad occuparmi di questo argomento un amico, allorché andai in pensione dopo 40 anni di servizio nei licei, e per avere un impegno immediato mi accettai di fare il presidente dell'AUSER, un'associazione, voi sapete, che si occupa della terza età. E quindi mi sono impegnato per una serie di iniziative culturali che si facevano e che ho favorito, tra queste quella che intuì essere molto importante, di un socio che era stato
dipendente dell'Enel, ma che aveva la passione di raccogliere documenti. Più di uno storico, mentre lo storico va negli archivi, lui andava tra parenti, persone che conosceva, oppure sulle bancarelle, dove poteva trovare e comprare anche, a volte lui mi diceva io ho comprato questi documenti, e in particolare cartoline, lettere, documenti che riguardavano soldati, prigionieri di guerra italiani e internati militari campani. Ecco, allora io quando poi ho visto questa documentazione degli internati militari campani ho ritenuto che fosse di grande interesse e ho cercato di curare una mostra e poi ne feci anche un catalogo che raccoglieva tutta questa documentazione e queste lettere che erano significative. Poi, guarda caso, vado a cercare anche tra le carte di mio suocero, mia moglie che sta qui, aveva messo nel garage dopo la sua fine, e io vedo che ci sono delle lettere con la stessa intestazione che provenivano da un lager dove c'erano stati questi detenuti. Il padre era un marinaio che era stato appunto in giro in vari posti e poi era stato in Germania, questo lo sapeva, ma non sapevo che era stato in un lager, quindi vengo a scoprire come in famiglia ci sta anche, e così in migliaia e migliaia di famiglie, perché se si calcola il numero degli internati e si moltiplica per le famiglie italiane, si vedrà che quasi in ogni famiglia c'è qualcuno interessato, e questo me lo diceva anche il presidente dell'associazione Reduci dalla Prigionia, che a Roma ha creato, e lo voglio dire, vi invito a visitarlo, un museo degli IMI con una mostra molto interessante, fatta in collaborazione con la Germania, con finanziamenti anche della Germania, la quale Germania non ha dato nessun indennizzo né ai militari né ai soldati, alla fine però ha ritenuto di favorire con dei finanziamenti la conoscenza di queste situazioni attraverso iniziative, progetti eccetera, quindi se ne possono anche fare e chiedere di finanziamenti. E vi dicevo, questo è documentato in quel museo a Roma, a via Labicana. E che cosa stavo dicendo? Le caratteristiche del diario. Le caratteristiche, arriviamo subito al diario, no? Ci devo arrivare perché poi su una volta che ho iniziato a seguire, quindi a raccogliere anche questa documentazione, questo glielo do dopo insieme con questo perché può essere interessante, capii che bisognava fare qualcosa in più. Un'altra spinta me la diede un collega di mia moglie, che bibliotecario, che scrisse un opuscoletto, Il silenzio di mio padre. Questa è una caratteristica di tutti quasi gli internati militari e i civili che sono stati nei lager. Voi ricorderete la famosa commedia di Eduardo, quando torna dalla Germania, Napoli milionaria, e vuole raccontare quello che gli è capitato. Lui pure era stato in un lager, ma nessuno vuole ascoltarlo, ormai si pensa ad altro, si pensa ai nuovi commerci, alle nuove iniziative, erano tutti stanchi, e quindi per anni tutti quelli che sono stati nei lager non hanno parlato più, si sono chiusi in un silenzio molto dignitoso e hanno deciso quindi di rimuovere quasi, per cui per decenni non si è parlato nemmeno nella società, c'era anche una certa ostilità, io lo dico, anche da parte della sinistra nei confronti di questi militari che erano stati fatti prigionieri. Voi ricorderete che è Natta, il segretario del PC, era stato anche lui un ufficiale in prigione dei campi di concentramento, scrisse un libro, L'altra resistenza, per dire noi pure abbiamo fatto la resistenza come i partigiani, ma non fu pubblicato dalla casa editrice del Partito Comunista, Editori Riuniti, è vero, ma per anni e anni. Poi ci fu Einaudi, che
pubblicò questo libro, e quindi segnò una prima svolta, poi ci furono altri testi e man mano si è parlato quindi sempre di più dell'altra resistenza, della resistenza dimenticata, questi articoli che ho citato che sono usciti tra luglio ed agosto su Repubblica e su Corriere della Sera stanno di nuovo appunto facendo riferimento e addirittura ecco un attore Satta, che è un medico pediatra, ha scritto uno spettacolo, lui fa anche l'attore, intitolato La Fisarmonica Verde, che è dedicata al padre che era ritornato da un lager con una fisarmonica e però aveva anche denunciato il capo staccamento che aveva fatto morire molti suoi compagni, quindi ebbe il coraggio non di affrontarlo personalmente ma di portarlo alla polizia quando era sulla strada del ritorno. Vabbè, mi fermo qui, non so se io forse sto parlando troppo. Come sono arrivato? Questo mio amico ha scritto Il silenzio di mio padre, perché? E ha fatto intendere perché non parlavano e non rivelavano questi anziani che erano stati prigionieri nei lager, e quindi io mi sono messo alla ricerca di documenti, di testimonianze, e ho fatto interviste, ho raccolto materiali e poi quando ho fatto questa iniziativa su questo libro abbiamo parlato dell'argomento e dopo di questa molti amici, no molti, alcuni sono venuti a dirmi: guarda, ma io ho questo diario di mio padre che mi ha lasciato e poi me l'ha portato. Poi mio cognato: ma guarda che io pure ho trascritto un diario di mio padre che stava su dei fogliettini, poi ne fece 50 fogli di quaderno e poi l'ho conservato, sai, non è scritto in un buon italiano, io quasi lui diceva, quasi mi vergogno di farlo leggere. E allora dico: no, fammelo vedere, fammelo leggere. E ho cominciato quindi a trovare queste testimonianze interessanti, per cui ho messo insieme una serie poi di testimonianze che ho pubblicato su una rivista napoletana, Il Tetto, e alla fine quando ho pubblicato anche il diario per intero, comprese poi le mie osservazioni, ho pubblicato tutto, e quindi in questo modo è venuto fuori un saggio che riguarda un po' tutti, civili e militari internati. Allora, vi dicevo, il diario appunto è giornaliero nella sua stesura. È chiaro che il caporale lo stende inizialmente su dei foglietti sparsi, perché lo fa insomma un pochino anche con mezzi di fortuna. Per esempio, alla data del 21 di maggio lui scrive: brutta giornata, non abbiamo nessuna notizia buona, un freddo indiavolato senza sole, ho mangiato, giù a dormire fino a domani, speranza in Dio. Per esempio, il tema della speranza è un tema che torna spesso in tutte queste brevi annotazioni, perché il desiderio di tornare a casa è grande. Loro formalmente sono liberi, siamo già appunto a maggio del 1945, però questo ritorno tanto atteso, tanto desiderato, insomma, pare non realizzarsi. Poi il diario insomma è stato ricopiato da questi foglietti in una stesura più organica dal figlio, e poi appunto il professore se ne è occupato e lo ha annotato. Ad un certo punto però il treno che deve riportare a casa questi soldati parte, e però inaspettatamente non fa la strada più breve verso l'Italia e verso Napoli, ma esattamente come era accaduto e come stava probabilmente accadendo in quello stesso momento a chi lasciava la Polonia e quelle terre, perché lì era stato portato per altri motivi, il treno fa un giro molto più lungo e fa tante soste. E le riflessioni che l'autore appunto ha messo insieme permettono, attraverso la cartina geografica che è riportata anche in copertina, attraverso la precisione, non magari nella trascrizione fonetica, ma comunque nella precisione che Arcopinto ha nel segnalare le tappe di questo viaggio, dà la possibilità di ricostruirlo, e quindi ci si accorge che è il viaggio che ha fatto anche Primo Levi. Sì, effettivamente io immagino che nella prima parte forse non stavano sullo stesso treno,
ma che siano partiti a distanza di alcuni giorni. Si trovavano però vicini ad Auschwitz, tutti e due, in due campi, e dalle testimonianze riportate ho capito che si recavano sia Levi che Arcomindo in un posto vicino per fare acquisti, per svago, per passare il tempo in attesa di questo treno che doveva venire. E qui c'è da dire che l'Italia purtroppo in quel periodo non mostra tutta la sua debolezza anche nel dare una risposta ai suoi soldati, perché evidentemente non riusciva a mettere su carrozze a sufficienza per poter arrivare in queste parti più lontane dell'Europa e poter trasportare poi i suoi soldati. E quindi questi soldati vengono e restano nelle mani dei russi che erano intervenuti per la liberazione dei lager ad Auschwitz per diverso tempo. E la digressione, la deviazione che fanno è verso la Russia, in Russia, verso Mosca, e lì restano addirittura ben due mesi di attesa ulteriore. Già erano passati altri mesi di attesa per questi treni che dovevano arrivare, e pensate che gli altri già stavano in Italia, molti altri che si trovavano in altri lager o con camion o con mezzi di fortuna, altri erano riusciti a scappare pure, e lo documento, e erano già a casa. Quindi voi immaginate anche i genitori che non vedevano arrivare questi soldati, quindi erano uniti ai civili e anche agli ebrei che erano prigionieri in questi lager. Quindi tutti furono convogliati insieme verso questo campo che si trovava verso Mosca, e il ritorno viene fatto insieme. Infatti io trovo una concomitanza di date e di luoghi nella parte seconda, diciamo, del viaggio che fanno, quando ripartono e fanno un percorso attraverso poi l'attuale Russia, poi attraverso l'attuale luogo della guerra, l'Ucraina, attraverso poi Cecoslovacchia, Ungheria, Austria, eccetera. Quindi un viaggio che Levi descrive come una vera e propria odissea ferroviaria. Quindi nel suo libro, è chiaro, lui è un grande scrittore, ha trovato le parole anche eleganti e giuste. La descrivo come un'odissea ferroviaria perché una volta pure che si parte da questo campo che stava presso Mosca, si fanno soste, ci sono difficoltà, ci sono cambi di accompagnatori, cioè i russi lasciano posto ad altri militari, insomma ci vorranno altri mesi per poter arrivare in Italia. Che cosa ha pensato lei quando poi si è accorto di tutte queste coincidenze? E ho pensato che sono andato subito a rileggermi il libro di Levi, La Tregua, e poi ho messo insieme, ho fatto una sorta di collazione. Sapete come si fa con i Vangeli? I Vangeli si mettono insieme e si vedono le somiglianze, le differenze, eccetera. Io ho collazionato i due testi e ho visto questa somiglianza di commenti, di reazioni a certe situazioni. E le ho sottolineate quando in una stazione per esempio si fermano e dormono a terra nella stazione, quando arriva la notizia che si riparte, arriva un comandante russo che appunto parla e dà questa notizia, ecco, viene commentata da Levi in un modo, però in un modo molto semplice, molto sobrio. Lo stesso Arcopinto, che non ha la cultura di Levi, che è un semplice soldato con una scuola, non so fin dove sia arrivato, le reazioni sono simili. Allora mi sono detto,
qui il grande autore Levi viene integrato quasi dalla scrittura semplice e popolare del caporale Arcopinto, per cui il romanzo, quello che crediamo un romanzo, viene confermato dal diario come un fatto storico. Se qualcuno avesse avuto ancora dubbi sulla veridicità di tutto ciò che egli scrive nella tregua, trova invece una conferma in questo diario, perché si poteva essere autorizzati a pensare che non tutto era frutto di fatti storici, ma poteva anche, invece no, Levi non aggiunge niente che a quelli che sono i fatti storicamente avvenuti, e la conferma è in questa concomitanza di date, di fatti, di eventi. Sì, chiaramente i livelli di scrittura sono diversi, però insomma il contenuto, proprio come sottolineava il professore, è esattamente raffrontabile. Ora vi leggo l'ultima data in cui Arcopinto appunta qualcosa. Vi avevo letto prima il 21 maggio, siamo arrivati al 21 di ottobre, quindi potete fare velocemente il calcolo dei mesi. Alle 5:40 alla stazione di Napoli. È così terminata la tragedia della lunga e avventurosa mia prigionia. Poi la scrittura di questo diario si interrompe, noi possiamo immaginare, ma lei avrà sicuramente raccolto poi la testimonianza di come effettivamente le cose sono andate dal figlio dell'estensore del diario, poi chiaramente la vita ricomincia, però capite che è l'ottobre del 45, quindi si ritorna in un paese che insomma già da qualche mese ha visto la fine della guerra, che è tutto portato verso il problema della ricostruzione, insomma poi bisognerà fare la costituente, andare alle elezioni, ci sono davvero tante cose da rimettere insieme e non soltanto da ricostruire, quindi questi foglietti, come è successo e ancora si scopre in tante situazioni, in tante famiglie, finiscono in un cassetto, e se poi quando si svuotano questi cassetti non c'è l'attenzione di guardare bene che cosa contengono, alcune memorie vanno disperse, altre fortunatamente no. Ecco, l'anniversario dell'80esimo dell'8 settembre ha, come lei diceva all'inizio, un po' riacceso l'attenzione. Certo, sono tante le domande che su questi silenzi, su questa difficoltà anche di fare i conti con una memoria un po' scomoda, e che certamente insomma dimostra che sono anche stati fatti degli errori, perché quando, come domani 80 anni, il 3 di settembre si firma l'armistizio a Cassibile, perché poi l'8 il generale Badoglio alle 19:42 fa questo annuncio radiofonico che insomma si trova anche in internet, è possibile riascoltarlo, però l'armistizio è stato firmato 5 giorni prima, e in questo lasso di tempo, che per carità è breve, ci sarebbe l'opportunità di immaginare un piano d'azione, e invece evidentemente il piano non viene costruito, perché l'annuncio, che è anche un po' ambiguo, non mette i militari nella condizione di capire bene che cosa dovranno fare da quel momento in avanti, e questo favorisce insomma lo sbandamento, quello che appunto viene definito sbandamento, ma il loro disarmo, la cattura, e quindi l'essere portati con questi treni verso tutta una serie di destinazioni nei territori del Reich, e lì essere trattenuti ben oltre poi la fine della guerra. È anche interessante il fatto che insomma una deportazione come quella militare nel rientro poi faccia un po' lo stesso percorso della deportazione appunto razziale, come è accaduto a Levi. Sì, sono accumulati. Normalmente i militari italiani, diciamo, vengono internati in Austria, non così a est, però per carità, è curioso, e credo che sia stato casuale insomma da parte sua rilevare questa cosa, però c'è ancora secondo me parecchio da questo punto di vista su cui interrogarsi. È chiaro che questa strada del ritorno
è illuminata dalla speranza, lui lo sottolinea continuamente. Diverso doveva essere stato il viaggio di andata che altri ci hanno descritto, e non soltanto Levi, insomma, ce lo racconta. Però cosa si potrebbe fare per rendere questa memoria più condivisa e più accessibile? Io ho molto apprezzato una lettera che la senatrice Liliana Segre ha inviato ho accennato prima, agli organizzatori di questa manifestazione per ricordare il padre dell'attore Satta. E qual è l'iniziativa che loro hanno fatto? Qual è? Per ricordare, per favorire la memoria di quello che era avvenuto. Sono andate con le bici nel luogo in cui è stato internato il padre dell'attore Satta, e da lì poi sono tornati in Italia con varie soste in vari posti, e hanno rappresentato poi questo spettacolo, la Fisarmonica Verde, in cui si parla del ritorno del padre in Italia. È una delle iniziative, e la senatrice ha detto una pedalata necessaria, perché senza memoria non abbiamo direzione, non sappiamo dove andare. E poi ha usato un'altra frase: la manutenzione della memoria aiuta a mantenere in buona forma la democrazia. La manutenzione, come quella che teniamo per un'auto, per qualsiasi cosa, è necessaria proprio per far sì che la democrazia si mantenga in buona forma, altrimenti si deglia, si va verso strade che non sono quelle che devono. E in questa occasione di questa lettera abbiamo anche saputo che colui che la senatrice, tornata dal lager, sposò, era un internato militare italiano, un ufficiale. Belli Paci. Belli Paci. E su cui è uscito un articolo proprio, sì, a fine agosto. Sì, l'altro giorno, perché diciamo in occasione dell'ottantesimo anniversario, il figlio aveva consegnato, con l'idea che sarebbe stato pubblicato l'8 al Corriere della Sera, una memoria sul padre. Liliana Segre in tantissime occasioni ha dichiarato che l'esperienza di cui suo marito era stato suo malgrado protagonista, e quindi la conoscenza della realtà terribile che lei aveva vissuto, è stato ciò che ha fatto scattare la molla del loro amore, perché soltanto qualcuno che ha fatto un'esperienza, se non identica ma almeno molto simile, poteva, perlomeno questo era quello che immaginava lei, riportarla ad una realtà di sentimenti. Cioè chi ha provato la devastazione della deportazione, soprattutto di quella razziale, molto difficilmente si sarebbe aperto a una nuova emotività con chi di tutto questo era all'oscuro. È la commedia a cui lei faceva cenno all'inizio: c'è bisogno di una grossa capacità empatica e di ascolto. Ciò nonostante, l'ha sostenuta per tutta la vita, senza però mettere in primo piano la sua esperienza personale. Quindi uno dei figli ha invece pensato, insomma, che questa fosse l'occasione, nonostante la cosa fosse nota, insomma, anche per far conoscere l'altra metà della sofferenza della famiglia. Ma non perché ci siano misure o gradi di importanza o di gravità nel momento in cui qualcuno viene privato della libertà, assolutamente, la più piccola mancanza è già inaccettabile per la sua gravità. Però è chiaro che quando il problema della deportazione ebraica è emerso nella sua drammaticità, ha un po' soverchiato con l'incapacità nostra di comprendere come si fosse potuto arrivare a tanto, tutto il resto che a questo confronto un pochino spariva e un pochino sembrava magari essere più accettabile. E questo è probabilmente uno dei motivi per cui dell'internato militare non si è parlato così tanto, o in modo altrettanto approfondito, perché anche la storiografia che si muove, insomma, in questi ultimi anni non ha un elenco di libri così lungo come quello che ha lo studio della Shoah. È proprio una questione così di
di difficoltà di comprensione delle dinamiche che hanno portato, insomma, al tentativo di distruzione completa degli ebrei, e non soltanto, di fronte al fatto che c'era, e questa è una cosa terribile, la possibilità di aderire alla Repubblica Sociale e quindi in qualche modo di non essere deportati, e si è anche un pochino, insomma, si è anche un pochino ritenuto che questo potesse essere un motivo di maggiore gravità delle altre tipologie di deportazione. All'interno della legge istitutiva del giorno della memoria, che è una legge del 2000 dello Stato italiano, in realtà anche la deportazione politica è contemplata. Quindi in quell'occasione si potrebbe parlare anche di IMI. Infatti io ne parlo. E dall'altra parte è una forma, come lei giustamente ha sottolineato, di resistenza, quindi anche in occasione del 25 aprile si può parlare di IMI. Poi però sono altre le memorie che in qualche modo, insomma, sono rimaste preponderanti, e però ecco, io vedo comunque dei segnali abbastanza positivi, proprio perché le cose stanno un po' cambiando. Credo che nei prossimi giorni tutte le case editrici, insomma, hanno qualcosa pronto e qualcosa sicuramente uscirà. Certo, per qualunque tipologia si sia trattato, il viaggio con il treno è sempre un po' al centro di questi racconti, sia all'andata che al ritorno, però poi fortunatamente nel corso del programma, che non si può svelare, ha detto il Presidente, ci sono anche treni che in qualche modo conducono viaggi verso la libertà, verso la democrazia, insomma, e quindi poi saranno molte le tipologie di questi viaggi che nel corso soprattutto delle 4 giornate del festival potranno in qualche modo essere indagati. Quindi che cosa possiamo dire prima di lasciare magari un po' di spazio alle domande, sì, per chiudere? Vorrei leggervi il titolo del Corriere della Sera del 27 agosto, che quasi a ruota, dopo che Repubblica aveva segnalato questa iniziativa con la lettera della senatrice, fa un articolo: la resistenza disarmata, ecco l'attenzione di cui parlava la dottoressa, che sta crescendo, e quindi in una pagina intera della Cultura, il coraggio dei militari prigionieri dei nazisti che rifiutarono di aderire a Salò. Ecco, quindi riassume bene tutto quello che stiamo dicendo. Però io vorrei anche dire un'altra cosa, lo dico ai ricercatori, a chi si dedica a questa ricerca, lo dico ai familiari dei civili, perché un altro capitolo, l'ha sottolineato il presidente dell'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, quindi degli IMI, ha sottolineato che l'aspetto relativo ai civili, che pure sono stati rastrellati, sono stati presi e portati in questi campi, non è stato adeguatamente approfondito e studiato. Io qualcosa ho pubblicato, ho raccolto alcune memorie, ho citato prima quel ragazzo, ma potrei ricordare per esempio il papà di un mio caro amico che insieme a un altro caro professore, poi preside, avevano appena terminato la maturità, siamo appunto al 43, e la legge prevedeva che non dovessero andare, ed avevano preso il posto al comune di Napoli, quindi si erano impiegati subito per poter lavorare, e la legge prevedeva che chi aveva un lavoro non doveva essere preso per i lavori in Germania, e invece loro stavano andando a prendere un treno circumvesuviano che portava da Ponticelli a Napoli, furono fermati dai tedeschi e insieme a tanti altri, potrei ricordare tanti episodi, furono portati in questo campo a Marcianise e da lì poi portati in Austria, in Germania, e lì sono stati per molti anni, e uno di questi per esempio ha studiato perfino, si fece mandare dei testi, e c'era un'associazione che curava anche l'invio di testi a questi internati, anche civili. Quindi su questi bisognerebbe forse approfondire anche di più e cercare anche di capire meglio.
Poi ci sono anche aspetti che vanno fuori dal racconto comune, per esempio dalle testimonianze che ho trovato c'era anche un militare che per esempio, o civile, non ricordo bene, che lavorava in una fabbrica e lì era una impiegata amministrativa, lo trova simpatico, se lo porta a casa, diventano lo veste, gli dà da mangiare, eccetera. Quindi episodi anche che non vanno sempre nella direzione più nota, va bene, ma questa è l'eccezione che conferma la regola, quindi bisogna esaminare un po' tutto. E le testimonianze voi le potete trovare anche ancora a casa, ci sono a volte, ecco, quelli che possono fare testimonianze orali stanno ormai quasi tutti nell'altro mondo, però qualche cosa si può trovare nei cassetti, e quindi un invito anche a mettere fuori, a cercare e a individuare quello che può essere utile per ricostruire questa memoria che poi ha bisogno di manutenzione. Quindi tra le cose che possono servire anche agli studenti, questi diari, queste iniziative spingono alla curiosità e possono aiutare a ricostruire la memoria o a farne la manutenzione. Allora io la ringrazio molto, quindi se qualcuno volesse o aggiungere insomma un pensiero, magari un'esperienza, perché potrebbe anche essere che possiate raccontare qualcosa in questo senso, o se volete fare una domanda al professore abbiamo il tempo di farlo, ecco. Non siate timidi. Professore è andato via, io non siamo anche più. Dai. Volevo fare una domanda, scusi. Prego, prego. Vuole magari venire qua così, no, usando il microfono? Si sente. La prima volta che ho letto di IMI, militari italiani. Aspetta. Dicevo, la prima volta che ho letto di IMI, militari italiani internati, è stato nel libro di Giovannino Guareschi, Il clandestino. Sì. Giovannino Guareschi aveva scritto un libro di 500 pagine sulle sue memorie, credo in Polonia, quando l'aveva portato con lui, era militare ad Alessandria, portato in Polonia. Poi ha pubblicato quel libretto, Il clandestino, nel 49. Perché da allora non c'è stato più nessuno che ha riflettuto su questa esperienza? E come le dicevo, è un problema che per tutte le memorie, diciamo, di chi in qualche modo subisce qualche cosa durante la Seconda Guerra Mondiale si pone. Lo stesso Primo Levi che comincia la stesura di Se questo è un uomo mentre sta tornando dalla Polonia in Italia, e quindi ha il testo pronto molto, molto velocemente, fatica moltissimo a ottenerne la pubblicazione. Primo Levi è di Torino, quindi in prima battuta lui va alla casa editrice Einaudi, e Einaudi, che era una casa editrice guidata da persone che tutti lo sapevano, insomma, avevano una posizione chiaramente antifascista, avevano dato una grossa mano a tutti coloro che in qualche modo si erano opposti nei 20 mesi e che avevano anche aiutato, insomma, dei salvataggi. In quel momento, tra le persone che fanno le prime letture dei manoscritti proposti, Natalia Ginzburg, lei si chiama Levi, ma tiene tutta la vita il cognome del suo primo marito, Leone Ginzburg, che viene ucciso di botte a Regina Coeli perché è un antifascista, hanno fatto il confino insieme, Leone e Natalia. Ma la lettura che fanno lei e Cesare Pavese rimanda indietro questo manoscritto. Perché? Perché l'idea in quel momento è che non ci sia da parte delle persone lo spazio per poter accettare la conoscenza completa di tutte queste storie di dolore. E questo succede appunto anche con le memorie dei militari e con le memorie dei civili.
noi però abbiamo patito la fame, qui ci sono cadute le bombe sulla testa, sì, però tu intanto sei tornato, mio figlio, mio marito, mio fratello no, e io ho perso qualcun altro, vabbè, però adesso se siamo qua a piangerci addosso non andiamo più avanti. Questa è un po' la situazione che si verifica su tutti i fronti. Poi, come dicevo, piano piano, quando si comincia a capire la gravità proprio e l'inumanità della persecuzione di tipo razziale e religioso, le altre purtroppo cominciano ad assumere dei contorni meno tragici e in qualche modo vengono sovrastate da questa. Poi c'è la reticenza magari anche personale, l'idea di avere fatto la scelta sbagliata, quella che ha messo in difficoltà se stessi e i propri familiari. Io credo che un lasso di tempo di 80 anni sia quello necessario per rimettere un po' tutti i pezzi a posto, anche perché è vero che da un punto di vista storiografico la perdita dei testimoni diretti è gravissima. Però questo ci permette di andare a lavorare adesso soltanto sui documenti e quindi tutta quella parte emotiva che è stata però fondamentale per noi per accettare la conoscenza di tutto questo non dovrebbe più inficiare nulla, perché quando sono i documenti a parlare, insomma, sono i documenti. Poi forse c'è anche l'influenza, insomma, del fatto che molti storici si siano tanto dedicati allo studio della persecuzione ebraica e della Shoah e magari un po' meno, ma anche perché i documenti di tipo militare hanno delle caratteristiche particolari. Adesso banalmente nel nostro territorio, per esempio, c'è una pietra d'inciampo per una persona che ha appartenuto a quel tipo di resistenza e di storia, che è il capitano Nicolini. La pietra è posata davanti alla sua abitazione a Stresa, però anche questo è meno conosciuto del fatto che ci sono pietre d'inciampo per persone che sono state vittime della strage del lago, che tra pochi giorni compie 80 anni, perché in questo caso è più precoce. Si tratta forse di mettere un pochino più di attenzione da parte nostra. Certo, ci sono scritti bellissimi anche da leggere oggi su questo tema, quelli di Guareschi, Natta, ce ne sono di persone che comunque hanno provato a raccontare. Poi forse sono anche i casi editoriali che fanno la differenza, cioè oggi Se questo è un uomo è un long seller, è tradotto in moltissime lingue, ma le stesse perplessità le hanno avuto quelli che per primi si sono visti sottoporre il diario di Anne Frank, che oggi è un libro, insomma, che non si può non leggere, come non si possono non leggere i libri di Levi. Ecco, bisognerebbe magari riuscire anche attraverso i programmi scolastici a proporre una rosa di letture su questi temi che comprenda un po' tutti gli aspetti. Basterebbe leggere bene proprio l'enunciazione della legge del giorno della memoria e lì si vanno a vedere tutte quante. E non a caso in quel giorno si stanno dando riconoscimenti in prefettura agli internati militari, ai loro parenti. Per esempio, io poi approfondendo queste cose mi è stato facile fare la pratica per mio suocero, per il padre di un amico mio, per un'altra persona, e fu concessa con molta velocità questo riconoscimento. Ancora oggi si fa in quell'occasione. Volevo aggiungere che è uscito proprio in questi giorni un testo molto importante, Schiavi di Hitler, che richiama un'altra pubblicazione precedente. È segno che quindi questa attenzione sta crescendo e quindi che c'è una maturazione, io dico, sociale, politica e culturale. Non sono storico. Dove devono andare adesso? Perché tu li hai guidati. Rimaniamo qua. Beh, intanto farei un applauso ai Giuseppe Improta e a Mastretta, che hanno condotto brillantemente questo nostro momento di riflessione su fatti realmente accaduti. Inizierà un festival, non volevamo svelare molto perché ci sembra corretto che rispettare i tempi, però il tema albero, che è uno degli argomenti che affronteremo, quindi legato al tema principale di letteratura, che è letteratura di montagna, e il tema treno, che è il secondo argomento di letteratura, quello dei viaggi,
Ecco, sono argomenti che lo affronteremo a 360 gradi. Abbiamo iniziato in questi giorni parlando anche delle api che vivono anche grazie alle nostre piante. Parliamo di treni che hanno non soltanto momenti che ci permettono di conoscere città belle, paesaggi sorprendenti, ma anche di vivere dei momenti storici, tragici. E quindi questo argomento, alberi e treni, lo vivremo appunto a 360 gradi. Così come è la chicca del festival di quest'anno, si aggiungono, oltre agli appuntamenti con gli autori, che è il clou del nostro festival, al termine dei tre momenti particolari, che sono delle gite appositamente preparate, organizzate per andare a visitare da Domodossola fino a Re, la Vigezzina, perché è il centenario della Vigezzina, quindi è la nostra ferrovia, diciamo, locale, e lo faremo accompagnati da Albano Margarini, che è uno scrittore che tutti voi mai conoscete, già amico del letteratura, venuto più volte, che ci presenterà un suo libro, magari un po' già uscito da parecchi anni, però è il libro dedicato alla ferrovia della Vigezzina. Ve lo dico perché appunto i posti sono sempre limitati, quindi se andate sul sito dell'associazione avete modo di incominciare a prenotarvi. Un secondo appuntamento sarà andare a visitare il museo la galleria del modellismo lì a Mendrisio. È un museo molto bello, ci sono migliaia di modellini proprio riprodotti fedelmente in base ai treni, non soltanto della Svizzera ma anche italiani, europei, americani. È un bellissimo museo, organizzeremo un pullman, perché in treno è un po' difficile arrivare a Mendrisio in tempi brevi, e visitando il museo la mattina di quanto sarà, leggete sul libretto che uscirà tra poco, e poi faremo una gita a Como, perché Mendrisio è attaccato a Como, a Mendrisio la vita è un po' cara, quindi spendiamo i soldini in Italia, che va bene per noi, e quindi faremo una visita a Como. La terza sarà, riprendendo un po' l'argomento di oggi, al 5 di novembre, una visita a Binario 21, al Museo della Shoah a Milano. Ci sarà Elena che ci accompagna, è una visita guidata, quindi un bel modo di vivere il treno nella memoria per continuare a mantenerla viva, a fare la manutenzione, come è stato detto prima. Detto questo, io invito adesso il presidente quindi ringraziamo ancora con un applauso i nostri relatori, vi invito a rimanere qui perché chiamo il presidente dell'associazione sportiva che ha collaborato nel dare ospitalità a questo incontro. Hanno concluso una biciclettata nella questa bellissima riserva di Fondo Toce. Matteo Sena, ci sei? Ci siete? Venite? Ok, passo a loro il microfono per poi invitarvi nello spazio del campo sportivo, dove hanno la loro sede, per vivere lì il momento della degustazione e poi ritornare qui alle ore 21 per il bel gruppo del coro Arsuna, No alla guerra, sono canti appunto che avremo modo di riascoltare questa sera. A loro il microfono. Buonasera a tutti. Sono Luca, vicepresidente del gruppo sportivo Fondo Toce, il gruppo sportivo che si occupa della gestione di questa struttura adiacente. È un gruppo sportivo che si occupa principalmente di calcio, ma non solo di calcio. E infatti oggi abbiamo organizzato questa pedalata, in futuro vedremo di organizzare anche qualcos'altro. Poi organizziamo anche una corsa podistica, cioè, diciamo, siamo un gruppo sportivo a 360 gradi. Ci colleghiamo a questa bellissima manifestazione, già l'anno scorso l'abbiamo fatto, quest'anno è stata riproposta e quindi ci siamo reinseriti, diciamo, in questa manifestazione per poter intanto premiare e dare il nostro premio in Fondo Toce Sport, che è un premio che diamo a un personaggio, diciamo, sportivo locale o che comunque ha fatto qualcosa, diciamo, a livello locale. E poi volevamo anche presentare la nostra squadra, le nostre due squadre che fanno il campionato, uno di federazione seconda categoria e l'altro CSI A7. Allora io inizierei con la presentazione della squadra e leggo perché è meglio gli occhiali, perché inizio a essere vecchiato anch'io. Non ci vedo tanto.
Allora, intanto allora proviamoci adesso, grazie. Allora, presenterei subito la squadra della federazione, dico i nomi nominativi, anzi se c'è qualche, possiamo far venire qua almeno un rappresentante della squadra, capitano. Allora, la squadra quest'anno si compone di 27 elementi, sono Basso Daniele, Boscarino Andrea, Caramiello Antonio, Cuttica Lazzaro Luigi, De Luca Davide, De Luca Marco, Dell'Era Davide, Fantacone, Federico, capitano qua presente, Farina William, Ferrari Simone, Ferro Alessandro, Fortina Francesco, Fortini Matteo, Franchini Tommaso, Franzetti Fabio, Fusè Manuel, Genesini Matteo, Gorini Davide, Jacoppi Maurizio, Lezzi Simone, Martorana Jacopo, Pollissi Nicolas, Spriano Simone, Tonsi Gianluca, Tucci Devin, Valente Luca e Virim Michele. Dicevo che abbiamo anche il CSI, che però cioè non è presente questa sera qui perché è al Memorial, a Piazza Cavour c'è il Memorial Lorenzo Minoletti, che è stato il loro allenatore, e per tutti Mino, che non è più con noi ma ricordano con affetto e a cui vogliamo rivolgere ancora una grande applauso. Era stato capitano dell'allenatore, scusate, del CSI, morto l'anno scorso mi sembra, e niente, sì. Collegandoci a quello, facciamo il nostro premio, che è il Fondo Touching Sports si chiama. E l'anno scorso abbiamo premiato una calciatrice, quest'anno premieremo un calciatore, ma non sarà un premio solo al calcio, ma a tutto lo sport. Abbiamo iniziato da Alice Bonfantini, che è una ragazza di Fondo Touching che gioca in nazionale, Agnese Bonfantini, che gioca in nazionale. E oggi invece, allora, leggo la motivazione. Premiamo Federico, oggi calciatore professionista affermato che milita nella Juventus e nella nazionale italiana. Oltre ad essere molto vicino a Fondo Touching per motivi personali, ha calpestato questo campo, segnatamente in un Verbania Gravellona 4-0 del campionato Juniores 2018-19. Giocò con la partita di Juniores, vista la squalifica in prima squadra, dove quell'anno con il Verbania vinse il campionato eccellenza, da protagonista iniziò la sua scalata, fino adesso gioca chiaramente anche in nazionale. Sto parlando di Federico Gatti, chiaramente. E centrale della Juventus, che chiaramente non può essere qua questa sera perché sta preparando la partita di domani con l'Empoli, però ha promesso che verrà, e il premio lo ritira il signor Pietro Fassoli, che è stato grande portiere del calcio dilettante anni 80 del Verbania e Stresa, l'attuale dirigente e grande conoscitore del calcio nostrano, che è anche, diciamo, lo scopritore della Verbania di Federico Gatti. Quindi a lui il premio, premia il presidente Guido Del Zoppo, e è lui il compito di fargli avere il premio, e poi passerà di qua a trovarci Federico. Mi mandi i saluti. Io avrei terminato, di là c'è... Bene, e prima di andare via vi ricordo che abbiamo qui a disposizione questo interessantissimo libro che abbiamo presentato, Sul treno con Levi, a cura di Giuseppe Improta, prefazione di Mario Rovinello, e qui a vostra disposizione chi vuole acquistarlo può cogliere l'occasione poi della firma da parte dell'autore. E dopo questo invito ad acquistare il libro ci possiamo poi trasferire nella zona del campo sportivo per